Beh, la classifica è ancora buona, quindi alla fine l'anno scorso quando ho preso la squadra a Catania era molto più pericolosa, erano penultimi, però insomma io credo che qui ci sia un ottimo organico, l'ho sempre detto nella mia valutazione con le persone che mi stavano vicino, che come organico a disposizione è un'ottima squadra. Poi si sa che durante l'anno le squadre attraversano dei momenti più o meno positivi, perché chi fa questo mestiere lo sa che durante la stagione è successo, faccio un esempio, alla Juve all'inizio, è successo all'Inter dopo, quindi le squadre oscillano. Però io sono felice di essere qua perché secondo me è una buona squadra. La storia dell'Avellino degli ultimi anni ha sempre detto che questa è una squadra che è arrivata in fondo, quindi nel DNA dello zoccolo duro della squadra c'è una squadra che sa arrivare a certi obiettivi, quindi forse bisogna cercare di ritirare fuori quel sangue che c'era prima, solo questo. Ma guarda, io ti dico la verità, sono sempre i giocatori, le qualità dei giocatori che fanno i moduli, perché l'anno scorso a me piace giocare 4-3-3, ti dico la verità, il mio credo è più un 4-3-3, però poi l'anno scorso quando mi sono ritrovato Rosina, che è un giocatore che è più bravo tra le linee, potrebbe essere l'insigne di turno per farti capire, anche se Insigne a me piace anche a destra che rientra sul sinistro, sono un po' i giocatori che fanno il modulo. È ovvio che se tu oggi mi dici parti da zero e come vorresti giocare, io ti dico che per me, per coprire il campo, sia quando attacchi che quando difendi con una difesa alta, è il 4-3-3. Però insomma poi i giocatori li conosco tutti, nella mia testa ho già l'idea di come poter mettere in campo questa squadra. Però insomma sono più loro che poi determinano la mia scelta finale. Allora, quello della società sicuramente è di ripartire con questo mini torneo di 10 giornate che mancano alla fine. È ovvio che i playoff sono a 6 punti di distanza e serve forse una scintilla per poter avere lo sguardo verso l'alto, cioè verso le squadre che stanno davanti. Non mi sembra che comunque tutte le squadre hanno un ritmo eccezionale se non le prime due davanti. Quindi secondo me adesso piano piano un obiettivo alla volta, iniziamo col Crotone, poi andiamo a Latina, poi avremo il Pescara, poi cioè in questo momento partiamo una partita alla volta, questo mini torneo che c'è di 10 partite è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda me è ovvio che io sono felice di essere qua, sono felice di ripartire, l'entusiasmo, no, è sempre la spinta principale di un allenatore così come della squadra. Quando hai un obiettivo si dice che il fine giustifica i mezzi. Oggi secondo me la possibilità di poter guardare in alto e non aver preso una squadra che sta in basso, perché qualcuno prima mi ha chiamato e io non sono andato. Come ha chiamato l'Avellino, sono venuto correndo perché l'organico, la posizione, la serietà della società, quello che ti mettono a disposizione, cioè per me, poi c'è stato un amico mio qua, Massimo Rastelli, che parlando anche con lui, tutte cose molto positive, e di questo lo ringrazio. Alla fine sono felice di essere qua, poi dopo sarà il mio lavoro sul campo, cioè perché io ti posso raccontare che sono felice, la squadra, poi dopo sarà il mio lavoro sul campo che può fare la differenza o può determinare un certo tipo di risultato. Questa settimana come lavoro sul campo ci saranno solo 3 giorni per preparare la partita col Crotone, ma questo non vuol dire niente. Il cambio allenatore spesso e volentieri è più un cambio nella testa dei giocatori, nelle facce nuove. Il primo giorno di scuola, no? Anche per i giocatori, sia per l'allenatore che per i giocatori. Per quanto riguarda la tipologia di gioco, a me piace un calcio abbastanza veloce, poco portare palla, se non quando vai a puntare sugli esterni uno contro uno o negli ultimi 30 metri. Per il resto deve essere una costruzione di gioco di una squadra che accompagna la palla fuori da centrocampo per arrivare là. E le mie squadre sono sempre state abbastanza con pochi tocchi, poi ti ripeto, dipende anche dalle qualità dei giocatori, perché magari se tu hai un giocatore che porta molto palla e ce l'ha nel DNA, piano piano ci vuole un po' di tempo, guarda che se giochi a due tocchi, guarda che se ti proponi e scarichi e vai, cioè quello dopo sta con il lavoro. Però oggettivamente adesso non vedo l'ora di lavorare con la squadra, non tanto oggi, ma nei prossimi giorni per cercare di cambiare qualcosa che ho in testa io. Sì. Io penso che il fatto che sia anche arrivato un nuovo allenatore, anche per loro sia, cioè mi sembra che tu con questa cosa gli stai dando molta responsabilità addosso. Io gliela vorrei togliere questa responsabilità, vorrei fare il contrario di quello che fai tu. Vorrei togliere responsabilità, prendermela io e liberargli un po' la testa, anche perché col cambio allenatore spesso e volentieri succede. Io quando parlo dei giocatori abituati a aver passato magari qua delle stagioni importanti, vuol dire che dentro ce l'hanno.
non voglio caricarli sul fatto che perché ha sbagliato un rigore, anch'io ho sbagliato un rigore alle Olimpiadi e l'Italia è uscita dalle Olimpiadi, quindi cioè, chi non sta in campo magari non può sapere certe situazioni, perché i rigori chi non li tira non li sbaglia, quindi non è che Castaldo adesso, anzi, è il leader dell'attacco, quindi in questo momento toccherà all'allenatore trovare la chiave giusta per ogni giocatore, anche guardando, come hai detto tu, chi è più stanco, chi è meno stanco, perché io cercherò di avere molte situazioni, molte soluzioni, cercando di dare possibilità un po' a tutti, ma poi saranno loro a dimostrare a me di mettere in difficoltà l'allenatore sulle scelte. Però è ovvio che questi giocatori qua che io conosco bene, io ho un occhio di riguardo perché so che nel DNA, so che dentro, se trovo la chiave giusta, possono darmi qualcosa di più. Ma guarda, io preferisco parlare dell'Avellino, non di quelle cose lì. Io so che il mio lavoro l'ho fatto, quindi alla fine oggi sono qua per parlare della mia nuova squadra e preferisco non tornare su quella cosa lì. So che io ho dato anima e corpo e ho cambiato una squadra che era penultima. Poi alla fine ognuno lavora per il proprio obiettivo. Oggi io sono qua per il mio obiettivo, che è quello di ripartire con l'Avellino. Poi quelle cose lì sono cose passate. Ma per l'allenatore avere più scelte su un giocatore è importante. Anche Biraschi era un centrocampista, è stato spostato dietro, per dire. Io credo che Gidai sia più un centrocampista, però se la squadra ha bisogno può fare anche il difensore centrale. Nella Roma De Rossi, adesso che non sta giocando, ha fatto una vita al centrocampista e all'Evenienza, giocando a tre, giocava difensore centrale. Dipende un po' dalle esigenze e dal momento. È ovvio che io oggi a bocce ferme, se lo devo reputare un giocatore, penso che sia un centrocampista centrale. Il Crotone sta facendo un grande campionato e bisogna fare i complimenti all'allenatore perché si vede la mano dell'allenatore. L'intensità e la cattiveria che hanno loro, secondo me, ha fatto la differenza perché loro sono partiti con delle fasi che sono partiti sull'entusiasmo, sulla fisicità, poi è uscita la tecnica, poi è uscito il lavoro dell'allenatore, l'entusiasmo della gente. Non è una partita facile, però probabilmente come concentrazione non ci poteva capitare squadra più importante per arrivare a quell'obiettivo di sabato alle 3, che è la partita dove la squadra deve arrivare sicuramente concentrata, cattiva, arrabbiata e che vuole portare a casa punti. Grazie a voi.